amiche, buonasera e buonasera Patrizia. Ciao Danila, buonasera a tutti, è sempre un piacere essere qui con voi, è sempre un'emozione soprattutto. come sempre <ride> la prima volta. È vero, è vero. prima di essere qua e saluto tutti quelli che ci ascolteranno stasera o poi su YouTube e un abbraccio particolare anche alla nostra carissima amica Gina. Alla nostra carissima amica Gina che arriverà? Sì, perché sicura. sto guardando e non la vedo e noi nel frattempo salutiamo Nadia, Nadia De Logo, un abbraccio forte e tutte le amiche, Graziella, Noemi, Cettina, eh, Lila, ciao Lila, Maria Chiara, Croce, ciao Croce, Marisa, Marisa De Giorgi, ciao Marisa, ciao salutiamo Marisa. tutte e quindi questa sera ci inoltriamo in un argomento eh, che avevamo sfiorato l'ultima volta perché l'ultima volta eh, con un'altra amica abbiamo parlato di comprendere ehm, cioè qual è il, 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 il um, come si dice ce l'avevo sulla punta della lingua percorso. Sicuro. No? il percorso no, noi facciamo il percorso della <ride> missione dell'anima l'altra volta parlamo di questo eccomi eccomi scusami ecco Gina Buonasera a tutti. Bacione, eccola che è arrivata. Allora, eh, quindi parliamo eh, questa sera, l'altra volta abbiamo parlato della missione, questa sera parliamo invece del comprendere il percorso dell'anima, che è quindi molto attinente, ma l'argomentazione è ben differente. Quindi, eh, tutte voi che vedo qua eh, nella presentazione, vi ho spiegato chi è la nostra eh, non c'è bisogno di spiegare chi è la nostra Patrizia eh, Perrone, medium sì. vedo che sono sei persone eh, che è la prima volta che si collegano. La nostra faccio una piccola presentazione: la nostra Patrizia è eh, diciamo eh, una delle, delle medium, eh, diciamo che è eh, amica del, dello specchio dell'anima, collaboratrice e a tutto tondo dello specchio dell'anima. Eh, e è di Torino e ha studiato, eh, ha fatto un percorso di healing um, all'Art of Findlay College di Stansted e, e quindi sono molti molti anni, sono più di vent'anni che, che la nostra Patrizia eh, fa, diciamo, ha fatto una, de, 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 delle, delle sua, della sua capacità una, eh, una missione un, un aiuto eh, per gli altri e quindi è eh, presente a tutti i convegni, eh, fa eh, contatti eh, sia individuali che anche relazioni ai nostri convegni e tutto quanto, è una nostra collaboratrice a tutto tondo. Quindi io lascerei a te, eh, diciamo Patrizia, la parola e, e grazie a tutti per l'ascolto. Grazie Danila e grazie a tutti quanti. Ovviamente vi dico, non fate i timidi. Fate pure tutte le domande che volete perché è importante, perché le domande eh, aiutano tutti noi a eh, capire e ad avere delle risposte in più. Eh, nessuna domanda è sciocca, nessuna domanda è inutile, questo è, è importante precisarlo. Partirei un po' da quello che è il concetto dell'anima, no? cos'è l'anima? L'anima è il principio vitale dell'uomo, dell'essere umano, è quella parte immortale, quella parte... Eh, di noi che non ha un'età perché eh, è per l'eternità quindi non, non si può dire che ha un'età magari l'età la si può eh, neanche cioè magari definire eh, se un'anima antica o meno in base alle esperienze che fa chiaramente eh, quindi è la parte del pensiero più puro dei nostri sentimenti della volontà eh, della coscienza morale poi c'è chiaramente lo spirito che è la parte in assoluto più elevata, che permette all'anima eh, di eh, mettersi in, eh, di elevarsi fino al, al di sopra di quello che è l'infinito per connettersi con quello che è il nostro co-creatore eh, Dio. E, e quindi ha proprio eh, l'anima, eh, sì cioè lo spirito fa proprio sì che l'anima possa volgere a realtà spirituali sempre più elevate. È importante che comprendere che l'anima ha bisogno eh, di un corpo fisico per imparare la lezione, no? quindi per imparare a, a elevarsi eh, e per avere un percorso eh, sempre più importante. E, e quindi ci si incarna e si sceglie un corpo che però è solo un corpo fisico. Quindi quando questo corpo fisico per una serie di motivi eh, cessa di esserci, l'anima continua a, a rimanere eh, eterna e viva. Eh, noi, durante il nostro percorso nelle varie esperienze, eh, scegliamo eh, delle situazioni più o meno belle perché ci aiuta a, a crescere e a comprendere. Anche la religione nei nostri cammini spirituali può essere diversa cambiamo molte, abbiamo cambiato, magari cambieremo ancora eh, i nostri credo. Eh, lo stesso è la spiritualità, perché il percorso spirituale ad ogni esistenza cambia e si modifica. Cosa è importante comprendere che la nostra anima eh, è la nostra essenza che senza però le esperienze, senza quel tipo di emozione non può andare avanti, non può comprendere a volte il senso della vita perché tante persone si chiedono e mi chiedono ma che senso ha la mia vita in questo momento o perché è vuota o perché è troppo piena magari anche da lutti o situazioni difficili la vita ha sempre un senso per quanto possa sembrare banale eh, la vita ha il suo perché sempre e comunque eh, le esperienze eh, di proposito noi le scegliamo difficili, quello che dobbiamo cercare di capire è di chiederci sempre perché di una determinata situazione e comprenderne la motivazione, imparare a guardarci bene dentro e soprattutto a metterci in gioco, ma veramente cercando al massimo proprio di eh, metterci anche nei panni dell'altro perché attraverso le emozioni dell'altro eh, ci sono spesso le nostre noi siamo a volte uno specchio riflesso e non ce ne rendiamo conto perché qui nel corpo materiale abbiamo quello che di là non c'è nell'anima e nello spirito che è l'ego e quell'ambizione a volte sfrenata eh, tutta una serie di emozioni che vanno bene se sono equilibrate ma se sono esagerate chiaramente eh, rovinano il nostro percorso quindi cercare nel, nella nostra missione di vita perché poi è una missione la vita e la vita può essere anche un gioco bellissimo se si impara a giocarlo è chiaro che non lo si impara in un attimo eh, a volte non è sufficiente una vita due cento ehm, perché abbiamo bisogno di eh, imparare sempre più cose ma è fondamentale Cercare sempre di comprendere tutto quello che ci accade, di metterci in discussione, in primis, noi. Eh, di là, noi siamo abituati quando, prima di scendere sul piano terreno a vivere solo nell'amore, che è un potente acceleratore, nella gratitudine, nella beatitudine, e spesso da esperienze comunque eh, che sono state testate da diversi cercatori e medium. Eh, si sceglie sicuramente il percorso ma al momento prima di scendere nel piano terreno ci tanta voglia di tornare indietro perché si sa che lì nel pianeta terreno eh, poi la, la, la situazione diventa molto più eh, complicata chiaramente eh, noi dobbiamo pensare questo che seminiamo un pensiero e raccogliamo un'azione seminiamo un'azione e raccogliamo un'abitudine eh, e con l'abitudine in qualche modo si raccoglie quello che è il carattere della persona, no? quindi è importante eh, che poi questo carattere, quello che fa, eh, regola poi quella che è la legge del karma. Il karma, a volte mi sento dire, è eh, il mio karma è pesante. Sì, è vero, ci sono delle situazioni perché è indiscutibile no? che il karma possa essere eh, pesante, ma teniamo conto una cosa importante, che noi abbiamo la possibilità ad ogni nostro passaggio terreno di creare un karma positivo, migliorando il nostro modo di essere, di pensare, di agire e quindi tutto quello va a sbloccare quello che spesso è il karma che noi chiamiamo negativo. Poi sicuramente ci possono essere dei nodi importanti, delle paure, delle fobie che noi non riusciamo a combattere, ma non fissiamoci nel dire ah, il mio è un karma pesante, è successo quello a eh, mio nonno, adesso succederà a me. No, perché siamo noi con la nostra forza del pensiero che possiamo creare, perché non dimentichiamoci che la nostra anima fa parte eh, di quell'uno eh, ed è co-creatrice anche lei la nostra anima. E quindi in qualche modo eh, quello che noi eh, mandiamo come, eh, in, chiamiamolo, eh, impulso nell'universo è qualcosa che ci viene restituito. No? Quindi ecco l'importanza di essere propositivi, di eh, percorrere una strada di conoscenza. No? di non fermarci sempre solo all'apparenza, al sentito dire, ah io ho il karma pesante, ah, perché nella mia famiglia è successo tutto quello, no, assolutamente. Questo è veramente fondamentale, ma soprattutto non, eh, non si deve fare in modo che le nostre sofferenze diventino malattia, perché anche le nostre malattie... Eh, non voglio dire al 100% perché sarebbe forse una frase troppo, ma per quello che è il mio pensiero lo è almeno il 99%. C'è sempre una eh, sofferenza animica perché quello che noi non riusciamo a elaborare e a comprendere lo mettiamo dentro e ehm, lavorando in maniera negativa. Chiaramente, tutto questo poi porta a, eh, come dire, una sorta di. Eh, buco lo chiamo io perché noi abbiamo quell'aura interna no? che è come fosse una piccola rete di pescatore molto fitta che protegge il nostro corpo e poi c'è l'aura esterna. Tutto quello che sono le nostre emozioni negative eh, di ogni genere vanno a bucherellare no? questa piccola aura interna e lì poi subentra la malattia. E anche nella guarigione poi, eh, a seconda di come si affronta la malattia ci possono essere dei risultati diversi. Perché se uno è pessimista, ma tanto devo morire, a tanto soffrirò, a tanto ormai è finita. Accadrà proprio perché noi siamo co-creatori di ogni nostra realtà. Se invece siamo positivi, in qualche modo ci aiuta. Magari non in tutti i casi, perché se è destinato a noi chiaramente una determinata. Data di rientro, come dico io, e come dice la Gina, il famoso francobollo: su lì è difficile poter fare qualcosa, ma si può prolungare e migliorare. Magari anche quello che può essere la, la guarigione, il miglioramento proprio del, del nostro uh, ultimo tratto di vita qui sulla Terra. Quindi quello che uh, noi riusciamo a, a seminare di positivo è fondamentale. Eh, perché noi tutti i giorni abbiamo la possibilità di creare quello che viene soprannominato il Dharma, che quindi è il karma positivo. Tutto ciò che eh, noi diciamo, ah sì, perché eh, la sfiga, la sfortuna, non esiste. Noi scegliamo tutto con le nostre guide prima di scendere sul piano terreno, proprio perché abbiamo bisogno di imparare a ogni minimo particolare, ogni minima emozione soprattutto dobbiamo imparare l'amore, perché se ne parla tanto, si, ci si riempie tanto la bocca, ma alla fine non lo si fa. Ma nessuno di noi credo alla fine che sia riuscito veramente al 100% ad avere quell'amore puro e incondizionato per se stesso. Noi siamo sempre giudicanti con noi, con gli altri e quell'amore lì... È difficile sicuramente da ritrovarlo, soprattutto in una società come quella che viviamo oggi, che poi io credo che fondamentalmente non sia poi così diversa da prima, solo che c'erano eh, delle emozioni diverse, magari 20, 30, 40, 50 anni fa, era tutto rapportato in base al periodo che, che si viveva. No, però ecco, il compito principale di ognuno è trovare l'amore. Trovare l'amore ed essere caritatevoli, avere la gratitudine, non voler essere degli stupidi e farsi prendere a, da, a schiaffi da tutti o porgere sempre l'altra guancia, no, assolutamente, ma vivere ogni esperienza, soprattutto le negative, quelle che più ci fanno male, perché quelle positive è facile viverle, no? ci portano il sorriso, affrontarle eh, pensando che quell'esperienza, qualunque essa sia, e su questo veramente ve lo dico con tutto il cuore e l'anima perché ne ho la convinzione al 100%, è solo frutto di una nostra scelta perché ci deve portare al raggiungimento di un obiettivo. E qual è? Quello di essere eh, talmente evoluti, di non avere più nulla da imparare sul piano terreno e di passare oltre. Non è che poi di là non si lavori più, perché di là ovviamente continua l'evoluzione, continua la crescita e quindi è sempre un lavoro ma diverso quindi se vogliamo in qualche modo diciamolo in termini simpatici finire il più presto il nostro percorso per trovare quella che è la nostra vera essenza la nostra vera vita dobbiamo imparare eh, a conoscerci a imparare a voler conoscere l'altro a andare sempre a fondo di ogni situazione e cercando perché c'è sempre in tutte le situazioni negative, anche se a volte noi non la vediamo, quella piccola parte di eh, positività. È chiaro che per noi è impercettibile perché eh, quando arriviamo qui eh, veniamo in qualche modo istruiti da quello che è la materia, intanto perché la materia va vissuta in tutte le sue forme ed è qualcosa anche di importante per noi perché eh, altrimenti non, non ci permette di fare l'altro passaggio ma ehm, eh, cominciamo a, eh, ad agire dopo una certa età semplicemente con degli schemi senza più ascoltare né la nostra anima ma soprattutto il nostro cuore perché il cuore non è solo non deve essere solo visto come un organo principale che è quello che ci permette di respirare, di, di mangiare, di nutrirci, di fare tutto perché è il motore no? un po' della nostra, del nostro corpo fisico, ma è quella parte più profonda, più bella eh, che noi abbiamo dimenticato di usare da quando siamo arrivati qui sul pianeta Terreno. E vuoi perché comunque per la famiglia, per le condizioni, per quello che ci hanno insegnato e quindi è importante invece essere molto introspettivi. Non aver paura di affrontare anche i propri limiti, avere coraggio perché nella vita è il coraggio quello che serve, quello che aiuta a affrontare le situazioni un po' di petto, direi io. No? E poi capire anche quando è il caso di lasciare andare, perché a volte eh, non a tutto c'è una risposta così tangibile magari non ci arriva subito e eh, ci arriva magari con il passare del tempo, ma tutto c'è un perché e soprattutto non c'è il caso. Il caso, come l'abbiamo già detto più di una volta, non esiste. Esiste il nostro libero arbitrio che sicuramente è qualcosa che ci permette di cambiare anche le nostre situazioni sulla terra. Ma eh, anche certe forme di pensiero dove a volte ci si ostina a eh, mh, proseguire in un, in un percorso eh, o mh, più che percorso magari per un desiderio di una, uh, realizzazione lavorativa nei confronti di una persona uh, a cui vogliamo bene e, e insistiamo, no? insistiamo, entriamo in questo circolo vizioso, chiediamoci se il fatto che questa situazione non va come diciamo noi, se questa persona a cui teniamo tanto eh, non rispecchia esattamente quello che sono le nostre aspettative, le nostre esigenze. Se forse non è più giusto così e in qualche modo stiamo forzando col nostro libero arbitrio e poi ci casca tutto addosso, perché è ovvio che se ci infiliamo a tutti i costi in certe situazioni, poi eh, bisogna esserne anche eh, consapevoli delle conseguenze che ci possono essere. Perché è vero che tutto fa parte di un grande progetto, eh, dal momento in cui noi scegliamo i nostri genitori, scegliamo la nostra famiglia, ehm, scegliamo tutto quello che ci dovrà accadere, ma il libero arbitrio, per fortuna eh, o per sfortuna, poi dipende dai casi ovviamente, ha una sua valenza fondamentale, perché comunque è quello che ci permette... Eh, di cambiare delle situazioni, così come lo è anche il libero arbitrio, ovviamente, eh, degli altri. Per cui lasciamo un po' da parte quello che è, è veramente questa cosa del karma, perché io lo sento ripetere costantemente: no, eh, no ma io ho il karma pesante, così, quindi continuerà a succedermi questo. Eh, mio papà è mancato alla tale data, nelle tali circostanze, succederà anche a me. Siamo noi che lo generiamo. Siamo noi che lo generiamo, perché se noi invece cominciamo a pensare, ripeto, non è che il propositivo deve essere eh, il discorso eh, a sorrido sempre alla vita. Certo, il sorriso fa sempre bene, sempre, ma tutti abbiamo però delle giornate in cui non abbiamo voglia di sorridere, o perché abbiamo la malinconia, o qualcuno ci ha fatto girare le scatole, questo fa parte della normalità. Però dire, ok, è accaduto questo, qualcosa devo imparare. Se non lo capisco subito, lo, lo capirò col tempo, ma mi soffermo a pensare che devo migliorare, devo superare quella situazione perché è per me, è per me stessa. Quindi eh, cercare di mettersi di più eh, in ascolto di se stessi. Perché se noi ci impegniamo, ci esercitiamo, ci vuole costanza, è vero, ma nulla è facile né di qua né di là. Tutto. È il frutto di un grande lavoro. Quando a volte mi capita alcune persone che magari gli do dei consigli o con la lettura o con… e pensano al miracolo, ma non è un miracolo. Cioè, eh, lì che sia dal mondo spirituale o da chiunque che arrivi dalla guida, che arrivi dagli angeli, loro ti danno un consiglio e una strada da intraprendere, ma poi sei tu che devi metterti in moto. E cercare di affrontarlo e non restare lì e dire vabbè, arriverà qualcosa? No, nulla è gratis tra virgolette. No, quindi tutto ha un prezzo e il prezzo può essere il nostro lavoro, il nostro iniziare questo cammino spirituale della nostra anima per ritrovare la nostra parte più profonda, quel, quel nostro io, che è la cosa più bella di noi, che però ci dimentichiamo e si vive molto in quello che è la materia, la superficie, il risentimento. Mi rendo conto che non è facile perché ci sono situazioni e situazioni, però questa è la regola della vita, questo è, è il percorso della nostra anima, non potrebbe avere un percorso differente per evolvere o per crescere, non c'è altra via d'uscita. Poi uno ci può mettere 100 vite, un altro ce ne può impiegare 50, dipende. Dalla capacità di ognuno di noi, ma cominciamo a essere noi primi a metterci proprio in discussione, a eh, conoscere, anche a, ad ascoltare gli altri. Perché ehm, è difficile trovare chi ti ascolta ed essere a volte anche ascoltati, perché eh, c'è magari quel discorso a senso unico. Soffermiamoci un attimo e se una persona ci chiede, ci dice qualcosa, Ascoltiamolo, ma non tanto da farcene carico, perché poi dobbiamo arrivare alla sera a essere sagrinati e non capire più niente perché abbiamo fatto il carico di queste emozioni, ma eh, semplicemente perché anche quello: l'ascolto per l'altro è un gesto di carità enorme, grandissimo. Le, i, I piccoli gesti di amore sono quelli che compongono. Eh, poi anche la missione della nostra anima. Spesso mi sento chiedere la missione della nostra anima. Allora, la missione sicuramente è quella di crescere, di evolvere, ma non è che lo fai solo se ti metti a studiare sul libro, se ascolti eh, determinati eh, discorsi filosofici. Devi essere tu in prima persona a lavorare, a collaborare e, e a andare a cercare anche quando non si è cercati. Eh, cercare le persone giuste con cui iniziare il percorso spirituale che ripeto non ha nulla a che vedere con il credo religioso perché ricordiamoci che di là siamo tutti uguali eh, atei non atei cristiani buddisti di là non esiste non esiste il colore della pelle non esiste il credo religioso è uno siamo tutti uno quindi anche eh, il nostro percorso spirituale non ha nulla a che vedere, un, si chiama proprio discorso spirituale perché è il nostro spirito che ha bisogno di ritrovare la sua strada nel piano terreno per permetterci di evolvere. Quindi il percorso spirituale è quello della conoscenza, quindi essere incuriositi, eh, anche ascoltando le nostre dirette, tra virgolette. <ride> perché eh, ci sono tantissimi relatori persone che arrivano con le loro testimonianze meravigliose e ognuno di loro è un piccolo granello di sabbia che poi forma il deserto. Quindi mettersi nella condizione di conoscere e iniziare un percorso. Questo è fondamentale. Bevo un goccio d'acqua se per caso c'è qualche domanda. Scusate. Sì, ce ne sono, quindi ti chiedo a te quando è che hai voglia o o trovi il momento di cominciare a rispondere a qualcuno. Ma, eh, magari iniziamo a rispondere a qualcuno da lì poi magari si può ingrandire il discorso, così eh, non ci perdiamo se ci sono delle domande magari importanti. Allora andiamo su, andiamo su. Eh sì, che devi andare su adesso. Mm. Allora, intanto Jean, Jean de la Fontaine ho trovato trovai un giorno scritto, Jean mm. de la Fontaine disse: "Spesso si incontra il proprio destino". La propria missione nella via che avevamo preso per evitarlo. Questo succede spesso, Patrizia. Verissimo, verissimo. Quello che dicevi concordo, prima. Concordo a pieno. Infatti, l'ho trovato qui sopra. Eh, questo discorso. A caso. A, ca a caso. Allora abbiamo la eh, abbiamo Maria, eh, perdonami, Maria Grazia Linda Schettini che dice: Concordo, Patti. Tutto il tuo dire sembra non facile, ma tutto è un mosaico e tutto va ad incastro se facciamo discernimento e alimentiamo quella fiammella di nome fede in tutti noi. Poi io dico a tutti resta dove volete guardare, la luce o il buio. Bravissima, bellissima considerazione. Brava, grazie. Rispecchia anche il mio pensiero. Ottima. Ecco. Brava poi andiamo oltre, andiamo oltre, Francesca Bianchi dice l'ho visto sulla mia pelle quando parlavi prima, eh, ho visto è passata questa cosa quando parlavi prima no, del, della scelta, ecco del scegliere se andare nel positivo o nel negativo, siamo noi che scegliamo e aggiungiamo Sempre eh, Maria Grazia Linda Schettini, aggiungiamo che il sorriso è l'essenza della vita, l'arma migliore, lo scudo più forte e per noi genitori è onorare il vissuto dei nostri figli, oggi i nostri maestri. Vero, eh, e tu ne sei l'esempio, eh. lasciatelo dire perché veramente... Lei è un esempio di mamma eh, di sorriso e veramente eh sì, davvero, e ha coinvolto tantissime altre mamme eh, eh. a trovare quel sorriso anche là dove uno dice non ho più nulla da sorridere. Eh. Invece lei ha eh. avuto una grande forza e ce l'ha tuttora, quindi eh sì. grande stima per questo. Angela Calabrese che salutiamo, volevo capire meglio la differenza fra aura interna ed esterna. Ok. L'aura interna è una sorta di eh, doppia protezione, se così vogliamo chiamarla, per usare termini semplici, eh, è esattamente luminosa come la nostra esterna, ma è quella che proprio custodisce eh, tutto quello che è il nostro corpo eh, spirituale all'interno eh, di quello che è il corpo fisico. E, ed è mh, proprio una. Mh, la, la, la sagoma del nostro corpo esattamente eh, ed è quella che protegge, perché è quella che è proprio a contatto con tutte le emozioni ed è da lì che, se questa, come dicevo prima, io ho fatto l'esempio della piccola rete di pescatore le emozioni, il dolore, eh, il pessimismo, questo vivere la vita in maniera pesante, crea queste piccole falle, questi piccoli buchi da cui nasce anche la malattia, mentre la parte esterna è quella parte luminosa, anch'essa protettrice del nostro corpo, da, che ha una luminosità diversa perché infatti cambia il colore dell'aura a seconda delle emozioni che viviamo. Eh, spesso eh, mi capita di vedere l'aura delle persone eh, e magari la vedi con dei colori particolari, magari il marrone, il grigio in alcuni punti e lì significa poi in base anche alla personalità, quindi non solo alla visione dell'aura. Che quella persona sta passando un momento difficile eh, che può essere non solo eh, per un dolore eh, o fisico o magari eh, per il lavoro, eh, per i rapporti con gli altri. Laura è proprio nei suoi colori lo specchio di quello che è il nostro stato d'animo. Infatti, c'è una macchina che non mi ricordo come si chiama, ma se Gina è in ascolto, lei se lo ricorda perché è un momento di amnesia che le l'avevo vista anche a Stansted, dove si fa una fotografia con una telecamera speciale eh, dove eh, si riesce proprio a eh, avere l'impressione immediata, proprio un imprinting di quello che è il colore della nostra aura in quel momento e ci dice tantissimo. E, e quindi è, è, sono due eh, parti della nostra, eh, del nostro corpo che sono una protezione e sono la nostra luce. Eh sì. Allora, è verissimo, ecco Croce, che salutiamo. Eh, Ciao Croce. Croce. Allora, è verissimo ciò che dici, io sono una fautrice dei pensieri positivi, lo urlo da anni, il pensiero deve sempre essere solare e sereno. Esatto, esatto, lei è un'altra mamma eh sì, super veramente. combattiva, <ride> ne abbiamo tantissime qui. Eh sì. Ne gruppo veramente tante tante, tante. tante non vi nomino tutto, tutte ma eh, va un pensiero d'amore speciale a tutte ma voi loro sanno, loro, sanno, siete, loro sanno siete tante però veramente un abbraccio speciale a tutte quante compresa la nostra marisa ovviamente eh sì, <ride> eh sì assolutamente allora Nadia che salutiamo Nadia De Logu la nostra anima può comunicare con noi trasmetterci dei messaggi attraverso dei segnali cercando di guidarci verso la retta via Assolutamente sì, noi. dobbiamo imparare ad ascoltarla la nostra anima, dobbiamo imparare eh, proprio a sentire le emozioni della nostra anima, lasciare andare quella parte razionale di noi che ci blocca sempre, eh, ascoltare quello che a volte è proprio il nostro istinto, che io la chiamo comunque la nostra sensitività perché tutti ce l'abbiamo, chiamiamola intuito, come volete e quando ci arriva una sensazione seguiamola. Ma poi basta semplicemente mettersi in ascolto e chiedere proprio no? alla nostra anima come se ce l'avessimo lì davanti a noi: aiutami a trovare la strada! E lei lo fa. Siamo noi che mettiamo i paletti con la nostra parte razionale, col nostro, perché il cervello che è quello che ci permette di avere le idee, di vivere nella materia con tutti i nostri sensi, ha anche quella parte che diventa veramente a volte un muro. Però certo, ma non solo comunica con noi, le anime tra di loro comunicano. A volte quando ci sono delle situazioni in cui eh, si avvicinano o si allontanano, e noi pensiamo che si è, sì, sicuramente c'è anche una componente caratteriale, ma le anime tra di loro parlano. E quindi quando devono attrarsi in una determinata situazione, trasmettono con l'anima che abbiamo di fronte a noi. E questo avviene nelle amicizie, nei rapporti forti, sia nel bene che nel male. Quando a volte c'è un rifiuto nei confronti di una persona e capita a tutti no? di dire quella persona non so perché non mi piace. Noi non andiamo a fondo, mi sta antipatica perché magari il suo modo di fare, ma in realtà non è quello, perché se noi ci mettessimo in ascolto, potremmo anche capire che non è solo l'atteggiamento esterno di questa persona, ma è quell'anima che in qualche modo a, a noi ricorda nella nostra memoria animica una sensazione eh, di un vissuto dove quell'anima in qualche modo ci ha fatto del male o ci ha fatto soffrire o comunque non andavamo d'accordo, non è che possiamo andare d'accordo con tutti, per questo è normale perché ognuna ha la sua però le anime comunicano anche tra di loro allora eh, vediamo un po' Romi ecco Romi, buonasera Romi eh, buonasera Patrizia, volevo chiedere se le forme pensiero possano influenzare il nostro cammino in ambito terreno e la nostra evoluzione interiore grazie, assolutamente sì Ogni nostra forma di eh, pensiero, di vibrazione, eh, quello che a volte lo si dice anche scherzando o per battuta o quando dici no, ma tanto io non ce la farò mai a raggiungere a quell'obiettivo, assolutamente sì che influisce perché eh, il nostro pensiero, azione, vibrazione, tutto quello che è, ha una sua vibrazione, quando noi pronunciamo quella parola, quella frase. È come se andasse direttamente nell'universo. E l'universo cosa fa? La plasma con quello che è la nostra materia, ce la rimanda esattamente nella stessa modalità. Quindi, il psi, il pensi ecco un po' quello che dicevo all'inizio: il pensiero positivo influenza positivamente, e quello negativo, o anche se non negativo, ma tutti quei ma, i se, i forse, i dubbi, noi li generiamo e ci vengono rimandati indietro. Ecco perché è importante imparare a usare anche un linguaggio nelle parole, perché a volte noi non ci soffermiamo a pensare il tipo di vibrazione che può avere quella parola. Assolutamente sì, le forme di pensiero sono molto, influenzano molto il nostro cammino. Assolutamente sì. Assolutamente sì. <coughs> allora, vediamo un po'. Ecco Elisa. Elisa Pegoraro, buonasera a tutti, io vi seguo sempre e in questo mio cammino doloroso sto cercando di capire e leggo molto. Eh, ma una cosa eh, non la comprendo davvero, leggo tanto del karma e dell'importanza di dare unicamente amore. E allora non capisco proprio come mio marito sia morto a 44 anni in un incidente lasciando me e il nostro bimbo. Un uomo buono, amorevole, che ha sempre aiutato tutti, adorava le persone e si prodigava sempre per ognuno, mai giudicante, sempre positivo. Proprio non capisco e fa tanto male. Per me la risposta è già dentro quello che lei dice. Eh, eh, sì, esatto. Eh, mi rendo conto e capisco il tuo dolore e penso sia difficile da accettare, però come abbiamo detto all'inizio, ognuno di noi sceglie il proprio percorso, così come sceglie la data e il momento in cui finirà il suo percorso terreno, perché eh, magari alla sua anima bastava quello e perché in qualche modo... Porterà un insegnamento anche a te, che ora non lo vedi, perché sei ancora troppo nel dolore, ma lo porterà. Eh, la morte, eh, che poi a me non piace neanche chiamarla morte, ma eh. un trapasso, ma passaggio ad altra dimensione, perché eh sì. quella dimensione da cui tutto nasce, tutto cresce, si rigenera, quindi è vita, ehm, non è solo per le persone buone o non buone, perché se così fosse, eh, non sarebbe neanche giusto. Diciamo che ognuno di noi. Ha eh, il suo progetto. Non si tratta di karma in questo caso, si tratta, si tratta proprio di una scelta fatta prima di arrivare nel pianeta. Aiuto. Terra. Hai completamente ragione. Capisco la tua sofferenza, ma purtroppo è così. Questa è una domanda oh. che si fanno in tanti anche chi ha perso i figli eh, e tanti altri lutti. Eh, ed è proprio lì, è da, proprio da lì che deve partire. Ci deve essere pazienza, quel... mi senti? Io sì. Ah eh no, perché ti blocchi ogni tanto? Ah, sì, eh, sì. Eh, vabbè, adesso però ti vediamo bene. Ti ah, no, no, io tanto. ho continuato a parlare, che strano, eh, però sì, ho il sì. wifi al massimo. Boh, vabbè. Ok. Allora, mh, ma se questa è Paola, ma se sei eh, propositivo, ma ti accusano di cose che non hai fatto, io sinceramente rispondo con il sorriso e mando a e manda a quel paese evidentemente ho oh, colleghe frustrate oh, oh Paola guarda, eh, tutto può essere per carità perché eh, bisogna sempre guardare la situazione eh, però anche il fatto che ti accusino sempre di qualcosa che non hai fatto che l'hai fatto male anche questo è qualcosa che probabilmente eh, hai bisogno di imparare o comunque è un eh, come dire, un'altra un faccia della medaglia eh, di una tua emozione in un'altra vita in cui tu eri dalla parte opposta e non comprendevi come loro adesso non comprendono, no? che magari ti stanno facendo del male, e, e, e questo è quello che accade. Poi è chiaro, ci sono sicuramente delle persone anche frustrate, non lo metto in dubbio, però eh, ha, un, ha una sua spiegazione. Anche questo, probabilmente, è da lì che devi imparare, magari cerca di analizzare, non ti sto dicendo che hai la colpa di nulla, ci mancherebbe assolutamente, però magari cerca di analizzare quali sono le cose che ti vengono rimproverate e, e qual è il tuo atteggiamento di quando fai queste cose, in modo da essere eh, non giudicante ma essere onesta con te stessa e ti può aiutare a capire. allora Uh, intanto, amore per il prossimo porta solo bene. Patrizia, lo stai spiegando divinamente. Allora, è, difficile, che... è difficile perché io mi rendo conto che a volte, quando trovi delle persone che ti hanno fatto del male, eh, quando ti hanno fatto soffrire, dimostrare amore diventa difficile. E io, per prima, fino a diversi anni fa, eh, non, non riuscivo a farmene una ragione. Eh, mi veniva detto, cercavo di comprenderlo anch'io, ma con difficoltà. Eh, poi, a eh, furia di insistere, mi sono resa conto che eh, funziona. Nel senso, eh, magari, quando una persona ti fa del male, invece di mandargli gli accipicchia, così come si suol dire, eh, mi senti? Io sì, molto bene. Ah, okay, no, no, sì. perché Sentiamo. Perché... Okay, no, perché no, no, no. Quando... Stavo leggendo eh... i messaggi. No, no, tranquilla, solo perché ho detto prima non me ne ero accorta. Eh, dicevo, e quindi eh, mi dicevano sempre, no? Eh, ti ha fatto del male, ok, invia perdono e amore, manda amore. E io dicevo, ma come si fa a mandare amore che magari quella persona ti ha fatto piangere, ti ha dato... E però funziona, intanto perché stai meglio tu e perché poi alla fine eh, vieni ripagata di quell'amore. Quindi, cercare di non accanirsi contro chi ci fa del male, comprendere, lasciare andare, non frequentare più quella persona perché se ci fa del male è normale che uno non possa poi continuare a frequentarlo. Ma inviare amore funziona ah, sì. assolutamente, come dice anche Marisa. Brava, dobbiamo metterci più all'ascolto di noi stesse e questa è la base più importante. È vero, è vero. In un senso, Mara. Ecco la nostra Mara Tessarolo credo che il dolore eh, sia un veicolo per trovare l'amore incondizionato. Il dolore, una volta riconosciuto ed accettato, ci porterà a cambiare e ad essere migliori, a progredire nella nostra evoluzione. Si inizia a comprendere che la vita va vissuta in toto sempre e per sempre. Esatto, Mara. E sicuramente per fare questo bisogna comunque applicarsi, no? Come dico io, bisogna. Eh, impegnarsi a trovare eh, delle risposte e non arrendersi a cercare eh, veramente la conoscenza di noi. Oggi ci sono molti strumenti che ce lo permettono, no? perché ci sono molti canali al di là di noi, ma comunque su internet si parla molto di questo, a differenza di tanti anni fa, perché c'è proprio la voglia, il desiderio di capire eh, e cercare di vivere la vita al meglio eh, poi ripeto chiaro che c'è anche la parte brutta della vita di, di alcune persone eh, che sono talmente indietro che non cambieranno mai, ma evidentemente quello è il loro percorso quella è la loro strada e saranno ci metteranno magari 30 40 vite in più rispetto a noi però noi impariamo essere noi primi a seminare bene per noi stessi e per le persone che ci sono intorno poi quello che fanno gli altri non importa divulghiamo bene noi negli altri e per noi e poi eh, tutto quello che arriva è un dono anche poco prima o poi tante persone eh, si avvicinano io ho visto persone che sono veramente cambiate Ehm, come dal giorno alla notte, eh, quasi riconoscibili negli atteggiamenti, ma senza neanche avere il lutto e il dolore, quello devastante, ma eh, cercando veramente eh, di, di comprendere meglio se stessi e di, mh, di crescere eh, attraverso sicuramente dei dispiaceri, perché purtroppo è inutile che... Eh, vogliamo sperare che non sia così, ma il dolore, le difficoltà sono eh, le cose più importanti, le emozioni più, più profonde che ci permettono di crescere. Perché facciamoci una domanda, ma quando ci va tutto bene nella vita? Siamo una famiglia del mulino bianco, abbiamo il denaro, la felicità, la serenità, ci guardiamo mai, guardiamo mai gli altri? No, non lo si fa. E credo che nessuno di noi lo faccia, nel senso che lo fai un attimo, ma poi te ne sei dimenticato. Sono rare le persone che riescono, quindi finché tu non hai una situazione che ti porta a ripensare un attimo su quella che è la tua situazione, non, non, non ti, è un po' come dire: se non conosci il bene, non puoi sapere qual è il male. Gli opposti, no? I famosi opposti della vita, e sono tanti la salute, la malattia, la ricchezza e la povertà, tutti questi, questi opposti che sono fondamentali. E quindi, ripeto, dobbiamo essere tutti eh, un pochino più compassionevoli nel comprendere l'altro. Se riusciamo in questo, vuol dire che siamo già sulla buona strada, anche solo un pochino, perché allora lì è la strada che ti porta verso l'amore, eh, perché spesso noi giudichiamo, e, e poi comunque ognuno come forse in parte è giusto che sia fa del proprio dolore l'unico dolore al mondo ma non è così e ognuno però pensa al proprio dolore e anche è anche vero che non è che puoi farti carico anche dei dolori di tutti gli altri nella stessa maniera perché andresti di testa no però pensiamo che nei nostri dolori non siamo mai unici e soprattutto eh, se nell'altro vediamo che non c'è quel dolore forte per una serie di situazioni, eh, non vuol dire che quella persona sia più fortunata. Ma chiediamoci, magari ha avuto i suoi dolori prima o in un'altra vita e adesso gode di un po' di benefici, anche perché le vite non possono essere tutto un in inferno. Non se, se ti astieni dal giudizio, queste domande non te le fai. Eh, infatti. Eh, perché però purtroppo a volte vengono fatte, no? Eh, ma lo so, bisogna molto astenersi, dobbiamo imparare. Si impara praticando a astenersi dal giudizio, costruisci ad astenersi dal giudizio. brava Qui c'è un, un commento della nostra Gina, vedi? Non avevi un tubo da fare, ci hai scelto, vedi? <ride> <ride> ci siamo allora. scelti tutti quanti. Allora, qui abbiamo Clara Fiorentino ah, che bellissimo. salutiamo e che dice: Benissimo, nulla è gratuito. Il miracolo lo decidiamo noi come co-creatori o come semplici esecutori materiali del programma. Animico, che eh, stabilimmo prima di incarnarci, le uniche cose totalmente gratuite sono le opportunità, le occasioni, le intuizioni, le illuminazioni che il nostro cuore riesce, cuore riesce a percepire quando siamo connessi con il tutto. Grazie sempre, Patrizia. Grazie a te, Clara. È vero, è verissimo, sì, è proprio così. Perché noi dobbiamo proprio comprendere questo, che noi. Siamo veramente parte non solo di questo pianeta terreno, ma di quello che è il mondo spirituale. Noi siamo il mondo spirituale in terra. Cioè, eh, quindi, la nostra essenza è sempre quella. Il nostro spirito ci accompagna attraverso la nostra anima a vivere questo viaggio, che può essere a volte meraviglioso, a volte meno, ma è una grandissima... Noi siamo anche il mondo spirituale, lo siamo con un corpo fisico, perché è un'opportunità immensa che ci viene donata, secondo me. Vedi, la Sara dice che eh, eh, a me fecero una foto dell'aura con quella macchina, mi fecero un'analisi dettagliata anche del mio passato. Assolutamente, perché con quella macchina si riescono a percepire delle, delle energie, sono degli scatti meravigliosi. Eh, se fatti da persone ovviamente competenti che mh, raccontano veramente la storia di, di quell'anima di quella persona, bellissimo eccolo come si chiama quella marina. ah Kirlian, ok ecco, mi sfuggiva so che c'era un nome la volevo andare a cercare ma avevo paura di interrompere <ride> <ride> la diretta lo volevo andare a cercare perché non mi viene mai quel nome lì neanche a me non mai. viene mai non, volte. non mi entra nella testa Anche a me, però la conosco mm. bene eh, comunque eh. Eh sì, Allora, Patrizia, cosa vuol dire uh, Angela eh, Calabrese che salutiamo? Patrizia, cosa vuol dire che l'anima quando trapassiamo diventa spirito è giusto? Sì, praticamente sì, perché come dicevo prima, eh, lo spirito è quella parte più elevata è quella parte, eh, mh, come dire, la parte più alta dell'anima, no? Come fosse, immagina un involucro. Dove c'è questa luce immensa che è lo spirito, questa energia meravigliosa, all'interno c'è l'anima. Si reincarna ovviamente l'anima, no? Eh. E, e, e quindi il, lo spirito è quella parte, eh, come dire, la più elevata in assoluto, quella che poi eh, ci permette quando siamo anche di là. A, eh, ad avvicinarsi ancora di più a quello che è Dio, il co-creatore, e eh, a delle realtà superiori, no? Quindi è come fosse un po', avete presente le matriosche, no? Ecco, una cosa di questo genere. L'anima e lo spirito è la parte per eccellenza la migliore. Infatti quando eh, si parla con i trapassati, eh, si usa di più no? la forma eh, spirito, spirituale, eh, però è, è un po' come fossero la stessa cosa ma sono due cose distinte perché sono tutto un corpo spero di essere stata chiara Angela allora eh, non vedo l'ora che arrivi il convegno di Torino per abbracciarvi tutti questa è la nostra croce anche noi, anche noi, idem, anche noi. idem manca poco dai manca molto poco eh, poi ci sono altri commenti eccetera eh, quando quinto Senso io lo chiamo, eh, perdonami. Eh, Francesca ci dice: Io lo chiamo quinto senso e mezzo. Ci sono persone che a pelle non vanno. Ah, quando parlava, ah, di... ok. Vabbè, sì, ognuno sì. ha la sua modalità, no? C'è cioè, chi lo Questo chiama. Senso, senso, lei lo chiama quinto senso e mezzo. <ride> è carina questa definizione, sì. però è vero: ci sono delle persone che noi per, per tutti, no? A volte a pelle. Senti che c'è qualcosa, che c'è una motivazione, che non è detto che debba essere necessariamente di questa esistenza, ma può essere eh, dell'altra. Eh, una cosa che ci tenevo anche a, a spiegare, a ripetere, anche se l'ho già sicuramente detta tante volte, l'avranno detta anche altre persone, che eh, i nostri cari eh, noi li ritroveremo sempre, potrebbero passare anche 200 anni, quell'imprinting. Eh, di quel nostro caro ci sarà sempre, anche se l'anima dovesse decidere di reincarnarsi, perché eh, di quest'anima, eh, di questo grande involucro, eh, come dire, ne viene fuori un, uno stampino eh, che rimane per l'eternità, eh, chiamato in modo simpatico, e l'anima però con le stesse esperienze, con lo stesso contenitore di vite passate di quella eh, persona cara trapassata può reincarnarsi ma eh, rimarrà sempre eh, e questo è fondamentale perché tanti a volte non, 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 che non credono però non la, cre non la pensano possibile una cosa di, di questo genere invece è così perché non è tutto l'involucro che eh, si reincarna ma eh, una parte e però il contenitore dell'anima è sempre lo stesso, cioè le emozioni, il, le vite passate, le esperienze, eh, tutto quello che è servito per arrivare fino a quel punto lì. E questo è fondamentale, anche perché rincuora un po' tutti pensare di rivedere i, i propri cari. E poi penso che con la metavisione che abbiamo visto di Umberto la scorsa settimana, penso che più di così veramente eh, oh, questa è la dimostrazione perché non sono persone mancate ieri quelle che sono state viste eh. lì e quindi questo vuol dire che la nostra impronta è indelebile un po' come eh. la nostra anima è eh, sì. eterna allora eh, questa è la, è la nostra Elisa Benussi circa un mese prima del trapasso di mio marito in un momento di routine ho sentito per un attimo eh, tutto vattato e mi sono come vista a guardarlo e come se ho percepito che gli sarebbe successo qualcosa, qualcosa come se una voce dentro di me diceva di andare e abbra ad abbracciarlo. Ovviamente non l'ho fatto perché eravamo di fretta, era l'anima che mi ha parlato in quel momento. Ci penso spesso a quel momento, ma può essere stata l'anima o semplicemente sì, un ricordo animico del momento in cui avete scelto perché. Eh, ripeto, come ho detto prima, i progetti eh, prima di scendere sul piano terreno si fanno sì con le nostre guide, ma anche con le persone, con le anime che si incarneranno con noi e vivranno con noi. E sicuramente tu eri presente e hai accettato quella scelta, soprattutto che lui andasse via così in giovane età, perché so che il marito di Elisa è giovane. Eh, e quindi ehm, hai accettato. E qui sicuramente è una reminiscenza di un ricordo animico, di qualcosa che tu hai scelto prima di scendere sulla terra. A volte capita, anzi a volte spesso eh, arrivano queste sensazioni, eh, ma non è il mondo spirituale che ti vuole avvertire perché ti vuole spaventare. Che sta per succedere qualcosa di importante, no? perché non lo farebbe mai. Anzi, il mondo spirituale eh, non dirà mai: eh, sappi che accadrà questo perché non, non è giusto, perché non, non va nelle regole. Ma eh, sicuramente sono i tuoi ricordi di quel momento del progetto, che sono un po' come dei déjà dei vu, perché tantissime persone mi hanno raccontato. Di questa sensazione ed è un proprio come fosse un déjà vu esattamente, quindi quell'apertura che c'è in quel momento eh, che ci ricorda quello che avevamo progettato. Ovviamente non siamo consapevoli magari del come, quando e perché, forse anche meglio, anzi, senza forse credo perché sapere che attraverso quella sensazione tu perderai quella persona dopo una settimana, un mese o due. Non è facile e quindi credo che sia più giusto così, però sicuramente è una, un déjà vu della tua anima, chiamiamolo così. E, e, e non è solo, anche altri hanno risposto alla Elisa con la ah. stessa cosa, è successo anche a me, è successo anche certo, a me. Sì, sì, sì. Santissimo. Allora, qui c'è una domanda alla quale si può rispondere lungamente o cortamente. Allora, eh, è di Daniele. In una guerra, in un paese, per chi è che decide chi resta e chi no? Perché il contesto può cambiare il corso personale? Perché allora, il contesto può cambiare il corso personale? Domanda molto complessa, in realtà. Ma, vita, in una guerra, ma per quello che ho capito io, la domanda, non c'è nessuno al di sopra di noi che decide. Come per tutte le altre situazioni della vita, anche quando ci sono le guerre, quando ci sono i terremoti, tutte le calamità naturali, quell'anima ha scelto di andare via esattamente in quel momento. Non c'è nessuno al di sopra di noi che decide cosa, eh, quando dobbiamo andare via o che tipo di sofferenza. Anche qui siamo pienamente noi, eh, quando siamo eh, in spirito di là, a scegliere e dire ok, io combatterò quella guerra. E la vincerò io, invece mi ritroverò in quella guerra e perderò la mia vita lì. Anche quello è programmato. Quindi, e abbiamo deciso è... noi di vivere quell'esperienza lì. Quando certo. veniamo, eh, siamo noi, vale anche per le guerre, come è, è valso anche per la, quella bruttissima pandemia. Quelle persone che sono andate via e sapevano che sarebbero andate via in quell'esatto momento, perché ci sono state, c'è stata veramente. Beh, un delirio no? di, di morti, come nelle guerre come quello che sta avvenendo adesso: quanti bambini, quante persone innocenti, ma um, guai se ci fosse qualcuno sopra di noi. Ma, ma poi chi? Assolutamente, nessuno lo decide. No, no. Allora mi sono sempre chiesta, ecco, Graziella, che salutiamo, mi sono sempre chiesta come ci si debba sentire dopo aver perdonato. Io non porto rancore, ma cado nell'indifferenza. Beh, anche l'indifferenza non è qualcosa che ci fa onore, comunque. Eh, dopo che ci si perdona, eh, a me è successo più di una volta: mi sono sentita bene io, soprattutto liberata, leggera, senza più eh, quel fardello di pensare a quella persona eh, con, con pesantezza. Poi è chiaro che anch'io ho. Evitato eh, di frequentare magari quella persona o di avere a che fare con quella determinata situazione in base anche alle emozioni. Magari se è una persona che mi ha fatto del male a livello emotivo, eh, magari ho mantenuto dei contatti tra virgolette superficiali perché ne ero costretta no? per situazioni di lavoro o altro. Perché a volte bisogna scendere a compromessi, però anche l'indifferenza. Non è un sentimento eh, nobile eh, da parte del mondo spirituale perché anche lì vuol dire mettere nel giudizio eh. perché l'indifferenza è, è un brutto sentimento, cioè dire non me ne frega più niente di quella, di quella persona, magari della situazione sì, eh, quindi non so, però ti dico, secondo me fa bene dopo che ci si. È lunga la strada del perdono, eh? Eh sì. No? Eh. <ride> Io credo ancora che su tante cose non ce l'ho fatta, perché eh ogni sì. tanto ho qualche perché non è facile, non è facile, non è facile ma anche lì provare, riprovare, provare, riprovare, riprovare. Mm. e prima o poi ci si riesce. Magari mm. non in tutto, ma in una buona parte mm. sì e mm. quello è già un grande passo, anche se riesci a perdonare veramente una sola persona, una sola situazione, eh, quello già è eh, un gesto comunque d'amore che ti porta verso un, un percorso ancora più diverso. Come si diceva spesso, smettiamo di parlarne e cominciamo a farlo. Esatto, perché a parole si dicono tante cose, e poi nel, nella pratica, no? Eh sì, e, bisogna cominciare a farlo. Gira. Dobbiamo agire. Bisogna eh, agire, agire. agire, è il momento dell'azione questa, i discorsi se ne stanno... Allora, Maria Chiara che salutiamo, per mia natura cerco di vedere sempre il lato positivo in tutto, ma mi è capitato di vivere situazioni in cui è stato come se mi avessero svuotato nell'anima, è un modo di dire svuotato nell'anima, eh sì. nel eh, vedi, nel profondo la mia anima c'era sempre e piano piano ho cominciato a risentirla eh, e questo mi ha permesso di tornare a vivere. Brava Maria Chiara, e, e, e questo è qualcosa che ti, che ti fa onore, no? perché vuol dire eh, che hai superato una delle tue prove eh, per la tua evoluzione, perché è una prova sicuramente, ma non è detto che uno la deve superare immediatamente, quindi è normale magari scendere, andare a finire anche nel, nel buio, no? Eh, ma puoi risalire, e, e io dico sempre può essere un po' come la fenice che risorge dalle proprie ceneri. È qualcosa di spettacolare, no? Perché eh, c'è eh, l'impegno, la voglia e il desiderio. Quindi questo è sicuramente qualcosa che ti ha permesso di fare quel salto in più per la tua anima. Eh sì. Devi esserne orgogliosa. Allora, intanto salutiamo Max Giunta che è qui con noi. Oh, ciao Max, che piacere! Per quale mandiamo un bacione, un saluto, un abbraccio forte e lo ringraziamo di essere qui con noi. A breve, la settimana prossima lo avremo e mh, dice vero. Patrizia, magari hai detto qualcosa per cui lui ti ha risposto così, ah, okay. e quindi mh, avevo, vedo qua Patrizia eh, De Logu: fare <coughs> del bene ti fa stare sempre molto bene. A me riempie di gioia, mi sento in pace con me stessa, ovvio. Fa più bene a noi che agli altri, sì, sì assolutamente, eccolo. Ecco qua. Allora non riesco. Come mai ci sono? calma, eh, Buonasera, nulla si distrugge. Siamo anche noi il mondo. Dice Mazza, Siamo anche noi il mondo spirituale. Certo, eh, come dicevo io, giusto, è eh. vero. Vedi, siamo della stessa idea. Eh. Eh, ma è così: siamo anche noi perché eh. siamo in spirito, eh, sì. solo che vediamo solo la parte esterna, no? Quella... Eh. Quel mezzo così. però che ci permette di camminare, di vivere, di respirare, di, di fare tutto quello che va fatto qui nella materia, di nutrirci. Sì, di, come dice di, la tutto. nostra Gina, qua ci sono anche i karma collettivi, gruppi, sì, eh, gruppi, gruppi di anime di... che hanno un certo tipo di karma. Sì, certo. Eh sì, eh sì. Sono anime eh sì. che appartengono Io allo stesso modo. Noi prenderemo meglio tutto questo. Allora, mh, vero quelli del paese si vede, Enrico, con... ciao a tutti, vediamo qua, ciao a tutti, penso, ciao Enrico, penso che purtroppo le guerre siano necessarie per vivere quell'esperienza a favore dell'armia, sono pacifista comunque, ovvio che tutti siamo certo. pacifisti. No, no, ma tutti ci mancherebbero, certo. però sì, anche quello è un'esperienza eh, fa parte anche quello del, delle nostre scelte. Oh signore, eh, Sara, <coughs> perdonate, cara Patrizia, io faccio fatica ad accettare che mia figlia e tutti i nostri cari nel trapasso diventino luce, perdendo un corpo, che diventino questa energia e che diventano energia. Io ho sempre creduto che avremmo avuto un corpo non fisico ma di luce e di una qualche consistenza, di una qualche energia complessa, ma mantenendo la sensazione di un corpo. Questo pensiero mi blocca nel trovare la giusta serenità e accettazione del lutto. Lo capisco, lo, lo comprendo, però l'essenza che c'è di là è chiaro, io non te ne posso dare la, la composizione, la certezza, eh, perché penso che non sia possibile, però è energia e sicuramente non c'è tutto quello che è la parte fisica, che sono il tatto l'olfatto, tutto quello che sono i nostri sensi, non abbiamo bisogno di nutrirsi, eh, di là eh, non c'è bisogno di parlare, non hanno le corde vocali, loro comunicano attraverso il pensiero, perché è energia, però poi quando arrivano per colloquiare con noi, fanno sì attraverso il medium di trasformare questa energia in parole per farsi comprendere, però… Ehm, siamo di un'energia sicuramente anche un'energia complessa come tu pensi, eh? ma sempre di luce, comunque, che eh, non ha le sembianze di un corpo, perché il corpo è materia, è fisico. Però eh, devi lavorarci ancora un po', ma io sono sicura eh. che ce la farai perché hai già fatto tanti passi in avanti, Sara, veramente. E quindi sei se già molto avanti rispetto a anche già sola un anno fa quando ti ho conosciuta credo che sei stata veramente grande eh sì, Vedi Gina, eh sì dice dice la... la materia sì è, ma in maniera diversa è una materia diversa, è una materia energetica cioè non è proprio il corpo ma c'è eh no. è materia, è materia dello spirito però non ha eh, tutto quello che ha un corpo fisico nella terra allora, vediamo eh, Raffaella come si capisce se un dolore che si vive è dato dal karma oppure da una nostra scelta prima di reincarnarci. Scusate, ma eh, come si capisce? Perché lo puoi capire? Non so se è così facile capirlo, eh. Bisogna vedere cosa intendi per karma, perché, come dicevo prima, eh. il karma eh, non è detto che sia quello che ti porta alla morte, ma è magari una serie di percorsi che tu fai e di difficoltà che devi superare per migliorare te stesso, no? Cioè, se tu hai eh, maltrattato delle persone, sei stata una persona avida, sei stata una persona, eh, come dire, pesante nella tua, nelle tue vite passate, in qualche modo hai generato un karma negativo. E quel karma negativo si ripercuote e in qualche modo ti fa vivere una vita difficile per quegli aspetti che non avevi eh, valutato bene nelle vite passate. Allora lì parli col karma, ma per le, si parla di karma. Il, il, il lutto, la morte: eh, intanto, nessuno di noi è eterno, eh, questo è già lo sappiamo tutti. Eh, c'è chi sceglie di fare una vita breve, c'è chi sceglie di fare una vita un po' più lunga. A volte si scelgono anche eh, le modalità con cui andare via, a volte no, ma si sceglie quello che sarà la situazione di quel momento, perché per dire deve arrivare alle 12 di un martedì e quello che si creerà come occasione, come situazione ti porterà al trapasso. Però per quello che mi riguarda mh, mh, il trapasso non è una questione di karma, ma è qualcosa di... Eh, Destino lo chiamerei, qualcosa che noi scegliamo prima. Ecco, e questa era un'altra domanda, eh, diciamo in coppia all'altra a cui stavi rispondendo, che è di Carla, di Carla Stella, credo, eh, perdonami tanto, Carla Stella, e eh, ma vorrei capire perché l'anima sceglie questi percorsi, quindi hai risposto a tutte e due, diciamo. Eh, sì, maniera. perché ne abbiamo parlato anche all'inizio, eh. no? forse non so, magari lei eh. è arrivata dopo, si è aggiunta mm. dopo. Ma sì. lo ripeto eventualmente perché sia chiaro come concetto, eh, l'anima sceglie questi percorsi dolorosi proprio perché attraverso il dolore e la sofferenza si cresce e si evolve. Questo poi è il succo. Quindi eh, eh, ognuno di noi sceglie a seconda del tipo di vita eh, cosa deve passare, eh, però spesso, come l'ho detto più di una volta e non mi stancherò mai di dirlo. Ehm, i percorsi dolorosi, i lutti o comunque anche se non sono lutti, vite pesanti perché ci sono tante persone che magari vivono continuamente nella povertà eh, o fanno insomma una vita veramente grama come si dice a Torino eh, e però anche quella è una scelta perché quel tipo di vita va probabilmente a bilanciare un karma delle vite passate in cui si era all'opposto no? Magari invece di essere povero, si era ricco che non si comprendeva la persona che aveva la necessità di avere un piatto caldo a tavola. E per crescere ed evolvere tu devi provare quell'emozione per comprenderla e per capirla. Vedi, Carla Stella, ma all'inizio della creazione non c'era un karma come si è formato. Carla Stella si sta andando dietro di milioni di anni. Eh la terra a, milioni, a miliardi di anni. Miliardi no? di anni. Quindi eh, all'inizio della creazione, all della creazione eh, il karma poi si è evoluto con l'uomo, eccetera, eccetera. Eh, con le però, anime comunque c'erano anime lo stesso, no? Qui c'erano gli, gli animali, poi c'erano i, i... Però erano gli tutti alle prime, alle prime esperienze, no? Come si suol dire. E quindi poi eh, eh, si è messo in moto questo meccanismo di voler crescere e eh, di poter ritornare a quella purezza di come quando sono stati creati e quindi c'è tutto il percorso. Noi, sicuramente tanti di noi lo hanno già fatto o magari qualcuno lo farà, abbiamo vissuto anche in altre galassie, in mondi a noi oggi certo. sconosciuti, no? che diciamo gli extraterrestri, ma anche noi lo siamo stati perché comunque eh, ci sono tante eh, vite, eh, tante altre mh, eh, pianeti con vita che noi non conosciamo, vite diverse, magari alcune vite si sono anche esaurite, eh, però l'universo è immenso, immenso veramente. Si può proprio eh sì. dire immenso. È infinito, infinito, sì. Infinito come infinito può essere anche il nostro potere di migliorare la nostra vita se oh, solo sì. si riuscisse a, eh, a, a, a restare qui e a crescere qui, qui. No? esatto. <ride> e riconoscere che cosa siamo veramente. Pensateci tutti i giorni, veramente, fatelo come un compitino a casa, no? Eh, immaginare che voi siete quella luce, voi siete quella meraviglia, quell'amore che c'è di là, ma che è dentro di voi, è solo coperto da questo corpo di materia. Se iniziate tutti i giorni già con questo pensiero di... Ma non si tratta di autoconvincersi, è proprio la consapevolezza, perché è così. Se noi partiamo da questo, eh, da lì poi da cosa nasce cosa? E non abbiate paura di mettervi in gioco, perché spesso la paura di affrontare anche il percorso spirituale, ehm, c'è anche una, paurur, una paura interiore a volte, no? perché vuol dire anche mettersi in gioco, mettersi a nudo, tirar fuori le proprie fragilità eh, e questo a volte ci fa male e allora preferiamo vivere nella superficie e invece no, perché non avete idea di quanto fa bene tirare fuori quello che è la nostra debolezza, quello che eh, dentro a volte ci logora, perché ci aiuta e quello è anche una delle missioni importantissime, perché secondo me non ce n'è una, ma sono tante missioni importanti che fanno lo scopo della nostra vita e delle nostre vite tantissimo scusate se Bevi se abbiamo scelto di venire qua è qua che dobbiamo stare assolutamente. assolutamente ok allora vediamo un po' qui ancora il karma Angela in qualche contatto con i cari trapassati ho ricevuto la loro descrizione fisica voi medium a, a questo punto come percepite e codificate l'energia materia dello spirito Patrizia Beh, ognuno di noi chiaramente ha la sua modalità, quindi non siamo tutti uguali perché come esseri siamo unici tutti quanti, anche nella medianità ognuno ha la sua modalità. Io ehm, ricevo eh, la percezione visualizzando proprio il corpo fisico della persona eh, e, e riesco a, a, a dare dei dettagli eh, per quanto riguarda il, le parole, cioè i messaggi che ricevo mi arrivano come se la persona mi stesse parlando, quindi una sorta di registratore interno che mi spiega e, e in qualche modo a volte ci sono anche dei silenzi, non sempre parlano, però a me vengono fuori le parole, quindi probabilmente è una mia modalità, non voglio dire capacità, ma una modalità di percepire quell'energia eh, del mondo spirituale che mi permette a volte di, di differenziare se è un'entità di un certo livello come un maestro o eventualmente una guida o un caro, però io solitamente sono abbastanza visiva e quindi mi arriva magari la descrizione di come può essere vestito, dei gestu della gestualità di queste cose qua per quanto mi riguarda, però modalità ce ne sono tante perché c'è solo chi, chi sente, eh, chi vede chi sente, chi, ognuno di noi ha la, la sua modalità. Ovvio, ovvio. Allora, io direi che mh, bene o male le risposte le abbiamo date a tutti, perché bene o male dicano, chiedono un po' tutte la stessa cosa. E eh, all'inizio tu hai fatto sì. una relazione dove hai spiegato comunque tutto. Sì, e poi sì. a volte magari qualcuno si è inserito dopo, può non aver sentito forse tutto, però penso di aver detto tutto quello che era essenziale. Mm. Poi sicuramente è un argomento che spazia e probabilmente si può parlarne anche per ore, ma lo riaffronteremo quando ci sarà. Ah, questo è sicuro, momento, questo è sicuro, siamo qui per questo. È anche che essere non è un importante. po' pesanti e pedanti a ripetere sempre le stesse cose. Si Credo aiuta che, a... però, <ride> penso però che ci sono dei concetti che ci vuole un po'. A, sì, a e anche chi le sente dire tre o quattro volte, una volta le percepisce una cosa, l'altra volta il pezzettino dopo è importante ripeterle certe cose, secondo me, perché, perché io l'ho capite col tempo certe cose. Ma io anche, dubito. io mi baso sempre quando non narro le cose anche su quello che è la mia esperienza personale perché il fatto di essere medium non toglie che io sia una persona normale come tutte le altre. E quindi per arrivare, cioè sono normalissima con tutti i miei difetti, e quindi per arrivare a, quella, a questa consapevolezza ho lavorato tanto, eh. ho, ho cercato, ho, mi sono messa in discussione, ho sofferto, eh, sono stata eh. bene, però eh, io che poi sono una molto razionale mi rendo conto che anche a me tante cose mi sono dovute... Eh, proprio entrare nella testa perché le ascolti e dici sì sì va bene poi però il giorno dopo eh, già va benino e, e poi magari un po' te oppure, ne dimentichi oppure c'è quella persona quella frase di un libro sì. quella frase che senti che ti risuona più delle altre ti fa capire quel pezzettino che tu hai voglia di fatto lo senti dire, ridire, ridire ma c'è una chiave no? quando trovi Brava, la, la chiave. Quella chiave lì ti si apre un mondo, quindi per questo dobbiamo continuare a parlare sempre perché questo è il argomento e quindi si ripete... No, no ma condivido perché, mm. come dici tu, eh, io ho detto la battuta, noi siamo a volte un po' pesanti, ma no, è perché in realtà è necessario, perché okay. certi concetti non sono facili eh, da, da, da entrare dentro di noi per farci cambiare la modalità, no? mm. eh, da, da stand-by a essere attivi. E eh, quindi sì. è importante, per cui sicuramente... Come per esempio si sente parlare qui eh, un, un relatore di, di una cosa e finalmente riesce a leggere serenamente quel libro di cui non ci capivi niente. Certo. Perché ti ha dato quelle tre o quattro cose che ti, che ti fa capire... E insomma, è, è, è un percorso, è questo il cammino, no, Patrizia? No, no ma è vero. Guarda, Forza io anche volete... quello che con lo spiritualismo, con tutte queste cose qui, io, ad esempio uh, Allan Kardec, io lo adoro, ma sai quanto tempo è che ho oh. quel libro lì e lo aprivo e lo richiudevo, e lo Beh. aprivo, ho il libro dei medium, tutti, io ho cominciato ad apprezzarlo quando la nostra Leila ha iniziato il giovedì, ah, eh, già più di un anno o due fa e continua probabilmente ancora adesso, sì, sì. perché… Eh, pezzo per pezzo, pagina per pagina, sentirla spiegata da una persona come lei, è entrato dentro. Io ho cominciato a riprendere in mano quel libro, ho detto, ma allora non è poi così difficile, eh, perché capito. comunque non è un libro facilissimo se la eh. leggi per la prima volta, spesso certo. se di un film. E invece io, nonostante tante volte l'avessi aperto e richiuso, eh, quando sì. ho iniziato il percorso con lei il giovedì, Finalmente l'ho aperto in modo giusto, perché eh sì. non è facile per certi concetti, assolutamente. Eh certo, Croce Castiglia, Idem ho i libri che mi aspettano, vedi? <ride> per tutti, e quando è il momento giusto, li apriamo. Eh sì, eh sì, eh sì. Quindi Patrizia, che dire? Noi la nostra serata eh, è conclusa, un'ora e mezza è passata, quindi... Velocemente, mh, tra l'altro. Grazie amiche e amici di essere stati qui con noi eh, fino ad ora. Speriamo di aver risposto, diciamo alla maggior parte delle domande perché così velocemente eh, è sempre un po ma ovviamente ci saranno altre occasioni sì, e eh, poi se ci sono proprio delle domande importanti eh, che possono scrivere io in qualche modo eh, rispondo anche su messenger rispondo ancora ma faremo altre certamente direzioni. certamente, certo. certamente. È, è sempre piacevole parlare di queste cose per me ovvio ok io ti ringrazio Patrizia, grazie di essere a te fatta. Danila, grazie. E, di cuore. E un abbraccio forte, forte a tutti quanti voi. E noi ci rivediamo lunedì con eh, il nostro Salvatore Cusumano e, eh, e basta. E noi vi do un abbraccio. Grazie, Buonanotte grazie per grazie tutto. a te cara. Buonanotte a Gina. A... Ciao Ginetta, un bacione. Buonanotte, grazie.